Abbiamo vinto, non si divide, chi vince ride. Ci sei, Ivan? Ci sei? Avrei voluto non esserci, pensavo di mandarti una mail con scritto che ero indisposto Mi stamattina. mandavi la giustificazione, eh? Bravo, la giustificazione, quella che faccio a mia figlia che è venuta a vedere la sua prima finale e per la prima volta ha visto perdere Rovigo perché finora aveva visto tutte le partite vincenti e ci è rimasta male un po' come me. Bene, allora noi, non so se ne sono accorti tutti quanti, noi oggi siamo arrivati al dunque. Eh sì. Come in un film di Sergio Leone, il duello ha prodotto una vincitrice che purtroppo è stata il Petrarca. E difatti volevo proporti per la prossima stagione di cambiare il titolo di questo format, se continueremo a farlo, Sì. di chiamarlo dal 28, dovresti chiamarlo 14 a 13 uguale 27. Che poi era veramente l'incubo di tutti i tifosi. Ma come, loro avrebbero uno scudetto in più di noi? Non è possibile. Era questo il vero incubo, eh? No, il vero incubo, a mio avviso, era quello che dopo un anno di prese in giro o di masticare amaro, pensa che persino Trotta nella conferenza stampa di presentazione ha detto che quella meta era ancora un incubo, che quell'incubo continuasse. Invece è stato in parte cancellato, però è stato in parte cancellato in un modo, a mio avviso, dire indolore troppo, però con una superiorità in finale che ha tolto quel pathos e quella drammaticità della finale dell'anno scorso e quindi io continuerò a dire, come ha detto il capitano del Rovigo Matteo Ferro, ma la soddisfazione di aver vinto il plebiscito con una meta all'ultimo secondo non me la toglierà nessuno. E vai, l'hanno inventata quella dell'anno. Comunque, Ecco, questo è il dibattito tra tifosi. rullo di tamburi. Benvenuti a Dal 28 con Ivan Malfatto e Stefano Franceschi ancora una volta insieme per decretare, lo farà personalmente Ivan Malfatto adesso con sua somma soddisfazione, che il Petrarca è campione d'Italia 2021-2022. Certo, ma insomma, se non foste diventati campioni d'Italia con uno squadrone così programmato da 3 anni, con quella statistica di vittorie che dopo leggerai, insomma. Ma no, ma andiamoci subito. Allora, prima di tutto il Petrarca è campione d'Italia. Scusate, forse oggi lo dirò qualche volta di troppo, ma portate pazienza. Lasciami dire che avete fatto il minimo sindacale. Il minimo sindacale avete fatto, avete vinto uno scudetto che dovevate vincere già l'anno scorso e ci siete arrivati con un anno di ritardo qui. Ci sono quelle due parole iniziali. Avete vinto. Queste sono tutto là, poi alla fine, no? Minimo sindacale, no, è tutto là. Però attenzione, in 2 anni il Petrarca ha vinto 32 partite. Ne ha pareggiata una e ne ha perse solamente tre. C'è una squadra che in 2 anni ha perso 3 partite in campionato e ha realizzato quasi 1200 punti, sommando i 2 anni con una differenza di 647 a favore. Ma voi mi dite adesso, ma perché Petrarca e Rovigo entrambi in finale? Ma è possibile? Ma questo Rovigo che poi alla fine era tutto quanto nuovo, poverini, l'allenatore nuovo. Non è vero. Il Rovigo anche quest'anno, come l'anno scorso, ha fatto 67 punti. Ha vinto, è vero, qualche match in meno rispetto al Petrarca, ne ha vinti 27 su 36, ne ha persi 8, ma ha perso lo stesso numero di match quest'anno rispetto all'anno scorso. Ha realizzato solo 20 punti in meno del Petrarca, 1178, con una differenza positiva di 510. Quando si arriva a questi numeri per 2 anni di fila, quando, come ha detto Marcato, vinciamo il campionato e chiudiamo un mini ciclo che ci ha portati fino a qui. O come ha detto Cruzì, ho imparato adesso a conoscere i miei ragazzi e questa cultura, adesso posso partire veramente. In entrambi i casi, dietro c'è quella che a me viene da chiamare una scuola di rugby. Ma ti dico che questi 20 punti di cui tu parli nell'arco delle 2 stagioni, no? 20 punti di differenza tra le 2 squadre, in realtà se vai a vedere le statistiche dei 173 derby giocati finora dal 47 dal 48 il primo ufficiale in campionato ad oggi, anche lì la differenza tra punti fatti e punti subiti si discosta veramente di pochissimo. E questo ti dà l'idea di come i 60-70 anni di rivalità di queste 2 squadre, pur con momenti di alto e di basso di entrambe, producono un equilibrio che sembra quasi incredibile, no? E
E questo, oltre che il fatto che ci sia una scuola, come dici tu, dietro, significa che c'è dietro una tradizione, una passione, una società sportiva, intendo, e anche una società civile a Rovigo, perché insomma, se ieri passavi dalla piazza, tutti ti dicevano della finale, insomma, ecco, questo significa che queste due realtà sportive, nel bene e nel male dello sviluppo del rugby italiano, continuano ad essere punti di riferimento. Assolutamente sì, sono punti di riferimento irrinunciabili per molti. Diciamo qualcosa anche di più. Nella storia del campionato, i match più belli, ma anche più conosciuti, più raccontati, riguardano sempre uno di questi due team. Ed un terzo, che è la Benetton, che però da un bel po' si è ritirata dalle scene del massimo campionato italiano per acquattarsi lassù in alto, Lega Celtica, o come si chiama adesso, URC. Perché ad esempio noi abbiamo visto una finale con 5.000 spettatori a Lanfranchi, finita 19-6 a favore del Petrarca Rugby, che ha vinto lo scudetto, e il Petrarca Rugby è campione d'Italia, no, perché vogliamo ricordarci, perché siamo qui oggi. Ma l'anno scorso, da fronte a molti meno spettatori, una finale altrettanto gustosa, 23-20, con, diciamo così, il pathos dell'ultimo secondo. Ora, questa tradizione veneta, no, si è rivista anche a Parma, perché, un attimo, ce lo concediamo, piaccia o no, c'erano quattro squadre venete in campo a contendersi lo scudetto, sia maschile che femminile: da Treviso il Villorba, da Padova il Valsugana e il Petrarca, e poi il Rovigo. Una tradizione che riguarda una regione che si è affermata ancora una volta e che è elemento trainante del nostro rugby nella penisola, insomma, questo è indiscutibile. Sì, se vorrai andare a fare i conti degli scudetti vinti dalle squadre venete, credo che sul maschile ci attestiamo tra il 50 e il 55%, quindi uno scudetto su due vinto da squadre venete, considerato che tutta l'epoca pionieristica il Veneto non esiste e li vince tutti Milano e un paio di Roma. E se vai invece sugli scudetti femminili, credo siamo intorno al 90%. Questa nuova formula voluta dalla federazione, che a me piace, però va rivista e ritoccata in qualcosa, dicevo, questa nuova formula di unire le due finali maschile e femminile ha visualizzato in un pomeriggio questa supremazia, questo dato, insomma, che il Veneto è la regione trainante da sempre, continua ad esserlo anche in questo sviluppo professionistico, e appunto mettere insieme le due finali in questo modo ha fatto vedere come il resto d'Italia in qualche modo si è escluso dal vertice. E quindi, Ivan, diamoci un minuto per parlare anche di questa domanda che si sono fatti moltissimi, soprattutto sul web, perché molti hanno notato questa presenza veneta, no? Hanno detto, ma perché? Come mai? Cosa deve fare il resto d'Italia per essere così, diventare così? Ma credo che, vista la storicità di questa situazione, quindi questa cosa che si perpetua sostanzialmente dal dopoguerra ad oggi, e quindi non è un breve periodo, è un macro periodo, come lo chiamerebbero gli storici, per quanto riguarda il campionato di rugby, dicevo, questo dato credo sia abbastanza incontrovertibile, perché credo che il segreto di questa cosa sia il tessuto rugbistico che c'è in Veneto, cioè in nessun'altra parte d'Italia c'è una concentrazione di squadre e di sfide tali, perché sotto a Rovigo Petrarca, anche se non ha l'importanza di Rovigo Petrarca e la storicità di Rovigo Petrarca, c'è tutto un intreccio di sfide, no? Dicevi tu con Treviso, certo, ma sì. Sandonà c'è stato un lungo periodo, Mogliano adesso è in crisi, ma negli ultimi 10 anni è stata una piazza importante, e giù fino al mini rugby, oserei dire, dove tutte i fine settimana le categorie giovanili intrecciano sfide fra città o paesi a poca distanza una dall'altra. Ecco, questo tessuto che in tempi storici, in tempi andati, gli anni 70 e soprattutto 80, aveva fatto definire il Veneto il Galles d'Italia, credo che produca una realtà irripetibile altrove. Perché la provincia di Brescia ha una certa concentrazione di squadre, ma è persa diciamo, nel resto della Lombardia. Parma, intorno a Parma si sta creando, si è sempre creata una cosa di questo genere, ma un'area così vasta, una regione intera, perché anche Belluno c'è passione per rugby, adesso c'è sviluppo anche a Vicenza, a Verona, ecco, un'area così ampia dove ci sia rugby di vari livelli e che si confronta
settimanalmente, in Italia purtroppo non c'è. Credo nemmeno nel Lazio, perché sì, ci sono tante squadre. Però le... Sì, e poi volevo dare un dato anche demografico, che sembrerà quasi assurdo, ma è reale: vivere per crederci, vivere qui, viverlo per crederci. Tra le province di Rovigo, Padova, Treviso, buona parte della provincia di Venezia, tutti coloro che abitano, che ci abitano, hanno almeno un parente, un amico che ha giocato a rugby. E quindi tutti sanno di questo sport, ne hanno in qualche modo vissuto un momento, anche solo un secondo, hanno visto una partita di un nipote piuttosto che di un amico. Questo vale anche per gli imprenditori di queste aree, che comunque sono importanti anche da quel punto di vista, e vale anche per i giovani, che trovano anche simpatico andare a fare lo sport del nonno, dello zio o del papà. Quindi questo tipo di cosa va messa nel conto. Il rugby in Veneto non è solamente imprenditori che ci investono e formatori che fanno allenamento la sera. È qualcosa di molto profondo che va costruito nel tempo, con passione, che esiste in qualche altra forse zona d'Italia, ma non così denso come è qui. Quindi questa è la risposta che diamo a tutti i grandi appassionati che hanno visto e si sono divertiti e hanno applaudito a queste finali così tanto venete. Noi non è che ci auguriamo che siano meno venete in futuro o più venete in futuro, diciamo solamente che fa parte di una storia, di uno sport che tutti, di cui tutti dobbiamo prendere la parte migliore. È quel concetto di tessuto di cui ti parlavo prima, che si manifesta anche in questa cosa che hai appena detto, e che proprio ieri ho toccato con mano, perché a Rovigo stiamo tentando di realizzare una mostra sul rugby e abbiamo fatto ieri una serie di interviste random in piazza, in giro per Rovigo. È tanto vero quello che dici tu, che c'erano anche le persone che rispondevano: ah, ma io non mi interesso di rugby, non conosco il rugby, non so le regole. Che... Però quando superavi la prima domanda e gli dicevi: ma sa che a Rovigo il rugby è qualcosa di importante? Ah sì sì, so che c'è stata la finale che hanno perso, oppure sì, ma so che c'è stata la finale, quest'anno ha vinto Petrarca, ma l'anno scorso ha vinto Rovigo. Quindi anche il cittadino non interessato direttamente, che non è venuto a vedere la partita, sapeva che c'era questo evento. Oppure ti diceva quello che hai detto tu prima: sì sì, so perché mio nipote è andato a vedere la partita, oppure sì perché mio figlio. Ecco, questo è toccare con mano quel concetto di tessuto che tu hai appena illustrato, e che è probabilmente il motivo per ora che rende il Veneto una realtà, un unicum nel rugby italiano. Torniamo allora al motivo principale per cui siamo qui, Ivan. Come tu ben sai, il Petrarca è campione d'Italia. Difatti volevo parlare del Veneto per questo, per svicolare. No, non è vero, sono andato a trovarti il dato, a trovarvi, a tutti gli ascoltatori, il dato che suffraga quello che hai detto tu prima, il dato sui derby. Qui siamo al derby numero 167, perché è un annuario dell'anno scorso, adesso siamo arrivati a 173 di campionato, e per i punti segnati abbiamo Petrarca 2238, Rovigo 2266, vuol dire che su 167 partite nell'arco di 70 anni la differenza punti segnati subiti è solo 28. Quindi questo dalla dice lunga anche sull'intensità di ogni singola partita. Sono stato bravo, anche se sei stato bravissimo, sono affranto. Però questa partita, la partita di Parma, diciamo, è stata intensa, sì, è stata importante, perché chi ha perso ha veramente dato tutto, ma nel senso anche tecnico del termine. Rovigo non si è mai persa, però davanti aveva una corazzata che insomma non ce n'era per nessuno. Sì, fino a un certo punto, nel senso che questa narrazione che sento anche in giro tra i tifosi rodigini così è vera fino a un certo punto. Cioè Rovigo non deve mai perdere il suo spirito, anche se vogliamo polemico, di rivalsa, per cui le sconfitte non sono mai sempre solo colpa propria o bravura dell'avversario, ma sono dovute a circostanze. Senza polemizzare, nel senso che anch'io sottolineo la superiorità del Petrarca, non solo in questa partita, ma sottolinea, in queste stagioni, tant'è vero che ti ribadisco, avete fatto il minimo sottolinea, sindacale, sottolinea. Se perdevate anche questa, dovete andare tutti a Sant'Antonio. Intanto sottolinea, poi vediamo per la messa. Quello che volevo dire è che pur nel disequilibrio di questa
partita che è stata sì in bilico fino a un certo punto, ma l'inerzia è sempre andata nella direzione del Petrarca, sia quando la situazione era equilibrata, sia quando la situazione si è rotta sulla meta di Spagnolo, che ti confesso qua a te e a tutti gli ascoltatori, da ora in, la chiamerò la meta di Spagnolo, anche se l'ha segnata Nostran, perché nel mio immaginario collettivo è come la meta di Brunello che segna Ravanelli nel 1988, no? E che fa vincere lo scudetto del Rovigo su Treviso. Quel gesto tecnico di un pilone così anomalo, no? Questo cambio di passo dove brucia addirittura un mediano d'apertura, a mio avviso è l'immagine copertina di questa finale. Ecco, e quindi dopo la meta di Spagnolo segnata da Nostran, la partita prende la china del Petrarca, no? Con i calci di Lyle, eccetera, eccetera. Però Rovigo, nonostante questa superiorità del Petrarca, ha avuto un momento nel primo tempo, a mio avviso la seconda parte, l'ultima parte, gli ultimi 5-10 minuti, dove ha avuto un paio di drive di penaltuscia ai 5 metri, dove segnando avrebbe potuto capovolgere la situazione, e poi ha avuto quei 20 minuti di superiorità numerica, no, per il giallo a Galetto e l'infortunio a Lyle. Ecco, e anche lì abbiamo, Rovigo ha avuto un paio di azioni, ha avuto quella penaltouche non trovata subito sul giallo da Galletto di Van Rinen, che secondo me ha tagliato le gambe in maniera notevole, insomma. Ha avuto questi momenti in cui poteva davvero capovolgere la situazione. La bravura del Petrarca è stato, come avevo annunciato, marcato prima della partita, riuscire ad annullare il drive da Molde Rovigo, che non ha prodotto nulla. E il problema, sì, è la mischia in generale, ma in quei frangenti bastava che uno dei cinque, mi pare sono stati cinque drive da Moll sui 5 metri o giù di lì, bastava che uno di questi cinque fosse andato a buon fine, col Valo Rugby ne sono andati a buon fine due in semifinale, la semifinale di ritorno, e la partita avrebbe preso un'altra piega, perché poi se il Petrarca si fosse trovato sotto, invece che essere stato sopra nel punteggio per tutta la partita, tranne un paio, una volta che è stato 6-6, mi pare il pareggio. Comunque, se Petrarca si fosse stato sotto in un momento caldo così, e magari tornavano in mente la meta al 79esimo minuto e 58 secondi dell'anno prima, e certezze mentali avrebbero potuto vacillare, e forse la partita si sarebbe messa in un altro modo. Altra cosa che si può rimproverare a Rovigo è che, avendo giocato una partita speculare al Petrarca, ma essendo stato molto meno forte nel gioco, nel kicking game, diciamo, nel gioco tattico e nel possesso e nell'occupazione, perché io credo che se vai a vedere il dato di occupazione di possesso, Petrarca domina. Petrarca è superiore al 60% in entrambi i tempi. Perfetto. Ecco. E se vai a vedere questi dati, forse Rovigo avrebbe dovuto inventarsi qualcosa, provare a giocare alla bersagliera, alla garibaldina, alla Casellato, no? Provare con i tre quarti, magari avrebbe preso tre mete e la finale sarebbe finita in modo ancora più cruento, ma magari invece avrebbe scompaginato i piani. Su questo non so dirti quanto ci sia magari di incapacità della parte tecnica di Rovigo di crearsi un piano B, o quanto invece il Rovigo ci abbia provato, perché ad esempio Sarto l'ho visto svariare nei fronti, provare a passare a destra e a sinistra, ma in realtà la difesa del Petrarca è stata così forte da impedire anche questo guizzo, questo cambio di piano di gioco. Sì, diciamo d'altra parte che il Petrarca ha fatto tutto giusto, visto il dire, non gli si può rimproverare assolutamente niente. Di fronte al fatto che erano due difese che si scontravano, il Petrarca ha messo in campo quella capacità organizzativa soprattutto che aveva fatto vedere durante il campionato, ma soprattutto una cosa che non aveva sempre fatto vedere durante il campionato, cioè la capacità di concentrazione, di restare fisso sulla partita nonostante qualsiasi evento. L'esempio del giallo a Galetto, che non produce nella difesa del Petrarca, che aveva comunque in uno come Galetto un punto centrale, nessuno scoramento e nessun arretramento evidente, è una dimostrazione di maturità che vale uno scudetto, perché come sempre il Petrarca non ha fatto una bella partita intesa come bella, ma chi vince ha sempre ragione. Marcato ha detto: se non è bella ma abbiamo vinto e siamo campioni d'Italia, allora ho ragione io, ed è vero, ha ragione lui, punto. Peraltro è stato veramente un gioco corale. È vero che Lyle ti infila dei calci di spostamento
che riescono a scompaginare qualsiasi difesa. È vero che poi al piede ha fatto 5 su 5, Varrina ne ha avuto meno occasioni, ma ha fatto anche lui il suo 2 su 2. Però è anche vero che la compattezza dei reparti di tre quarti rispetto a quelli della mischia è stato l'elemento dominante di questa finale per il Petrarca, soprattutto sul tema difensivo. Anch'io voglio essere in controcorrente su una cosa. Ho apprezzato, sono belle, sono anche molto spettacolari le discese di Pamafou, però non sono stato l'elemento chiave della partita. L'elemento chiave di questa partita è stata la chiusura della mischia, anche in ordinata, il totale pareggio in mischia ordinata, e appunto, come dicevi tu, l'interruzione della catena di successi in maul degli avversari. Per il resto, il Petrarca porta a casa soprattutto la capacità di saper giocare gli ultimi 5 metri, ma soprattutto di saper negare gli ultimi 5 metri agli avversari, cosa che ha fatto in questa partita, difendendo altissimo a tutti i livelli, come se fosse sui 5 metri anche a metà campo. Sì, un altro dato, due dati anzi. Il primo, io sono d'accordo con Marcato, noi a Rovigo per bel rugby intendiamo rugby vincente. Quando vinci il rugby è sempre bello. E poi bisogna anche sfatare questa tradizione, questo mito, no, dei giochisti e i risultatisti, no, se vogliamo usare un termine calcistico. Vedere una bella difesa aggressiva o vedere una mischia che mette in soggezione gli avversari, a me appassionato di rugby piace tanto quanto vedere una discesa di Pamafo, una sgroppata di Sarto o Angie Capuozzo che fa una meta di quel genere in nazionale. Non discuto sull'esteticità, no, del gesto del tre quarti o della serpentina vincente, però per me, e credo che a Rovigo tanti la pensino come me, la bellezza di una spinta in mischia o di un placcaggio o di una difesa feroce è pari, perché il rugby è uno sport di combattimento sostanzialmente, non è uno sport solo di evitamento o di trovare gli spazi. E quindi quando tu combatti in un certo modo, alla fine, a mio avviso, produci comunque bellezza e divertimento. E quest'ultimo combattimento ha portato al Petrarca, dillo con calma, dillo, Petrarca. 14, Rovigo 13, dal Da 27. 27. Petrarca campione d'Italia, con grande soddisfazione del sottoscritto, perdonateci oggi, abbiamo celebrato un po', cosa stavo dicendo? Ah sì, Petrarca campione d'Italia dal 28, episodio numero 10, si chiude qui, Ivan. Ciao Petrarchino Cosa e vuoi che ti dica? Mi dispiace, non è vero. Ciao Ivan, alla prossima. sì, ciao a tutti.